Guarda, sì, perché siamo anche in collegamento web. Senza microfono, perché non sento le persone. Bene, buongiorno e ben arrivati e ben arrivati a tutti. Ecco che il quarto durante le cinque. Siamo accademica e anche tutta al parchetto, quindi capisco. Iniziamo questo nostro convegno, ci fa veramente molto piacere il fatto che c'è questa partecipazione sentita e così importante, anche perché è importante il tema che oggi andiamo a toccare e vivere insieme. La cosa che tra l'altro mi fa molto piacere, infatti anche la partecipazione da parte dell'appunto del direttore generale della BCC Lombarda, Andrea Ricci, Carlo Croci, professore di economia, Luigi Bottos, capo della ISG prima, Serena Tamburini, Sergio Pantolini Gruppo, e Diona Nicolati, Tamba Rotonda, da parte del giornalista Massimo Tedeschi. E ringrazio in primis, voglio dire, Alice Palumbo, CEO di genere, e lei è stata promotrice e ispiratrice di questo incontro e quindi che ci ha fatto piacere accogliere su questo suo spunto, perché è il ruolo del CSMT quello quindi di aggregare intorno a delle idee sane e riuscire a un approccio olistico in modo tale che il 2 più 2 faccia 5, riuscire quindi a poter generare valore aggiunto da un incontro e da queste occasioni che secondo me credo arricchiscono il territorio, specialmente in un momento anche così particolare per Brescia, l'anno della cultura, e questa che cos'è se non cultura nuova, cultura che stiamo per certi versi scrivendo sul nostro futuro, e quindi fa sì che riusciamo tutti insieme a darci appunto delle linee guida e poi delle azioni conseguenti. Detto questo, io prima di passare appunto la parola alla tavola rotonda, mi fa piacere condividere con voi, se posso, anche proprio un excursus a cui ho pensato relativo all'evoluzione dell'organizzazione, cioè come l'organizzazione del lavoro sia determinante nella retorica. Io per più di 40 anni ho lavorato nel settore metalmeccanico, ne parlavo prima, e mi ricordo negli anni 80 la Fiat tetragona si vantava in questo termine, noi siamo tetragoni. Quindi l'emozione era, mi è stato detto il corso Marco, l'emozione era da donniccione, c'è già anche un significato di genere, ok, no, me lo sono sentito qua. Per cui l'organizzazione tellonistica, di fatto, sia nella fabbrica ma anche nel mondo degli impiegati. Poi arriva l'approccio Lean, e io ho avuto la fortuna di fare la prima fabbrica Lean Production in Girardini, a Torino, grazie a un direttore che era stato più di 10 anni in Toyota. E allora ci fece una full immersion di cultura Lean, di lavorare in gruppo. La cosa già disorientava. Approccio Lean. Piano piano, siamo già negli anni fine 80, inizio 90, il Lean, i giapponesi l'hanno fatto dopo guerra, quindi appena 40 anni dopo, no? Appena 40 anni dopo, l'Italia scopre che c'è un modo di lavorare più in gruppo, più, diciamo, più orizzontale, non così verticistico e gerarchico. E si incomincia anche a utilizzare l'idea del team e quindi assumere delle donne
Mi ricordo, ero direttore della Motofides a Livorno, 94-95, azienda da 2000 persone, 5 donne segretarie. Nella logica Lean, a questo punto, lavorare in gruppo, decisi di assumere proprio delle donne in modo tale da metterle di complicare. Donne facevo le varie cambiamento, quindi organizzazione nuova, la globalità, lavoro in gruppo, e fu un'esperienza vissuta proprio bellissima, proprio perché fu il momento del grosso cambiamento proprio fatto. Dopo questo, vi ricordo che in effetti c'è stato nel 95, comincia ad arrivare il 96, Goleman, l'intelligenza emotiva, che poi qua è arrivata un po' dopo. È arrivata un po' dopo, ma già questo cominciava a turbare, si sentiva, no? In America, l'intelligenza emotiva, l'emozione, gestire l'emozione, d'accordo? L'emozione deve stare fuori dall'azienda. L'azienda è deterministica, causa-effetto, tetragono, quindi non può farsi permeare dall'emozione. Poi c'è stato un altro strano, un certo De Bono maltese che ha tirato fuori il pensiero laterale. L'anarchia. Questa è anarchia. Addirittura si può pensare, no, da dare libero sfogo, non solo si lavora in gruppo, non solo ci sono anche le donne, ma dobbiamo addirittura, si concede addirittura di poter out of the box. Tutto questo chiaramente ha messo in crisi l'organizzazione, ha messo in crisi il manager. E io l'ho vissuto tutto. Io proprio ho vissuto personalmente tutto questo passaggio, come pure l'attenzione allo stress da lavoro corale. Sono uno psicologo, forse io, come faccio a capire guardandoti negli occhi, che potresti essere in crisi. Lo stress da lavoro corale, non ricordo quanti incontri abbiamo fatto sul tema, quanti incontri e quanta, diciamo, quanto ci siamo sentiti inadeguati. Se seriamente tu pensavi, dice, io devo coprire bene il mio ruolo, non potevi non sentirti inadeguato. E indubbiamente non avevi gli strumenti, forse nemmeno la sensibilità. Forse sicuramente nemmeno una certa cultura. Tutto questo è chiaro che poi è stato esaltato ancora di più dal fatto che poi siamo arrivati nel 2015, gli SDGs ONU, 17 goals, a quel punto ancora di più. C'è stato la inadeguatezza del sistema. Cioè, le persone consapevoli, responsabili, non potevano non sentirsi inadeguate. O se non altro avere il buco allo stomaco di dire non ce la faccio. Un manager che fino a qualche giorno prima già si sentiva in crisi, se doveva occuparsi di qualità, doveva occuparsi di sicurezza, ambiente, lo stress da lavoro con l'aula, tutti questi obiettivi così grandi, immanenti, se seriamente li dovessi affrontare non ce la posso fare, tanto male. Atteggiamento è stato anche questo, la rinuncia, no? L'ostacolo, non ce la faccio. 2017-18 è arrivata l'industria 4.0 in Italia e anche questo ha creato grandi turbative. Ma io perché a un certo punto il digitale ha cambiato, no? il rapporto da mano d'opera a testa d'opera. Questo è un termine che copio da un caro amico che è tornato alla Forgia, un amministratore delegato di Bosch, Guarchetti, che ha scritto dei libri su questo. Mi piace testa d'opera. Valore aggiunto maggiore, no? L'uomo che controlla le macchine, che ha creato tutti i disagi, le ansie, il grande fratello che controlla, o i robot che li portano
lavoro, quindi tutte azioni destabilizzanti l'organizzazione. E poi è arrivato il principe di tutti, il Covid, il nostro malgrado, che ha spazzato via tante, per certi versi anche tante freni, ok, verso il digitale, ma nello stesso tempo quindi, ha catalizzato la digitalizzazione, grazie a Dio, questo di positivo l'ha fatto, ma anche grazie a Dio, nel male, ci ha fatto toccare letteralmente proprio con le mani quando siamo interdipendenti, uomo con uomo, uomo con natura, e ce l'ha fatto, sbattuto in faccia. Tant'è che a un certo punto c'è stato tutto un recupero dell'individuo che si è visto inserito in un'organizzazione che non sentiva più male. E quindi quanti sono quelli che sono scappati? 400.000, dicono, no? Nel 2020. Di chi ha cercato, pur di non, magari anche perdendo il lavoro, dire mi licenzio perché la qualità della mia vita è superiore. Tant'è che sono cambiati i paradigmi, rapporti tra l'azienda che cerca il neolaureato e il neolaureato. Ora il neolaureato che dice all'azienda, ho capito, ci medico, medico e le faccio sapere. Giustamente. Sono i neolaureati che guardano quali sono le buone pratiche adottate dalle aziende e scelgono le aziende. E sono le aziende che quindi si devono perdere e far vedere quanto sono attente veramente. E non per finta. E non per finta. Perché il giovane giustamente dopo poco scappa nel caso. Quindi è cambiato in maniera incredibile. E tutto questo l'ho vissuto. Dagli anni, ho iniziato nel 78, e sono arrivato, siamo arrivati ad oggi. Siamo arrivati quindi a una situazione, a un momento in cui di fatto il mondo non è mai stato così fluido, liquido, complesso, per certi versi senza regole, se non la necessità di darsi delle regole per avere un obiettivo comune. Mi viene in mente una parola, sincretismo. L'alleanza di cretesi contro i nemici che comunque c'erano, si ritrovavano intorno, e quindi la capacità di mettere insieme anche persone ed elementi apparentemente contrastanti o conflittuali. Per affrontare un nemico comune o cogliere un'opportunità comune. Noi oggi stiamo vivendo questo e per poterlo fare non c'è dubbio che mai come oggi si rende necessario avere una maggiore consapevolezza in che mare stiamo nuotando. È il mare indubbiamente mutevole. Parlare di VUCA ormai si fa normalmente, no? Volatile, incerto, complesso e ambiguo. Quindi il mare così VUCA è stato un momento storico. VUCA fu inventato al Pentagono negli anni della guerra fredda negli anni 60, perché gli sembrava che fosse così incerto. Nel male era abbastanza dicotomico e prevedibile, buoni, cattivi, si vede da che parte stare, ma era piuttosto facile, non c'era così tante variabili. Oggi questo è un vero duca. E in tutto questo quindi il pensiero che mi viene in mente, ad esempio, lo scrittore, uno storico israeliano, Harari, che ha scritto fra vari libri, Homo Deus, Homo Sapiens, noti, ce n'è uno meno noto,
che sta leggendo mia figlia. Sono un nonno padre, che ho anche quindi una bambina di 10 anni, che sta leggendo questo libro di Harari, Us Unstoppable, Noi Irrefrenabili, dove praticamente descrive la storia come l'Homo sapiens ha fatto fuori tutte le altre razze, le Neanderthals, e i Forens, i Danoviani, proprio perché l'Homo sapiens è maledetto. C'ha due caratteristiche forti che lo hanno reso invincibile e inarrestabile. Intanto la capacità di aggregazione. Io mi inizio. Pare che anche dagli altri non avessero questa attitudine. Però uno potrebbe dire, ma anche le api, anche le formiche, hanno delle regole, però sono rimaste formiche e api come lo erano milioni di anni fa. Com'è che invece l'Homo sapiens si è evoluto? Perché c'è un'altra caratteristica che va contraddistinta. Racconta storie, ha immaginazione, si dà delle favole, si racconta delle favole, si dà dei sogni, si dà degli ideali, si inventa dei miti, si inventa il dio fuoco, il dio fulmine, e intorno a questo dio aggrega e racconta storie. Questo per dire che io credo fermamente nel fatto che si raccontino le storie. Non mi piace, ad esempio, io a settembre ho assistito a una conferenza qui a Brescia del presidente della Toyota, me lo sono scritto perché volevo dirvi una cosa. Si chiama questo signore che si sente della Toyota, che dice Toshio Orikiri. Toshio Orikiri, che ci ha parlato della società 5.0. Sembra, non so se la conoscete, sembra la società 5.0 è stata lanciata in Giappone, è un programma governativo. E praticamente supera l'approccio tecnocratico dell'industria 4.0 e si dà degli obiettivi alti. Me li sono anche scritti. Per rendere sostenibile la società nel prossimo futuro non si può pensare di arrestare la rivoluzione digitale, anzi, ma si deve lavorare per ritrovare un nuovo equilibrio tra uomo e tecnologia, alzando l'asticella dei nostri obiettivi, dando una migliore qualità della vita, un nuovo equilibrio che richiede di essere uomini pensanti. Le politiche dei governi e le scelte strategiche delle aziende devono essere quindi focalizzate alla crescita delle persone e allo sviluppo di nuove competenze ad alto valore aggiunto. Tutti d'accordo? Bellissimo. Poi però si va a vedere come lo fanno. Il tessuto civile e l'economia avranno la persona come punto di riferimento. Ogni persona, inclusi anziani e disabili, potrà realizzare il proprio stile di vita e vivere in modo sicuro e sano. La tecnologia verrà utilizzata per risolvere la sfida dell'invecchiamento della popolazione. L'innovazione è la chiave di un nuovo modello di business e di sviluppo dell'azienda. Il punto che mi piace detta l'ingegneria è il fulcro del futuro in tutte le sue accezioni civile, ambientale, industriale, meccanica e delle informazioni. L'ingegnere è il dello stesso macchino. Detta da ingegnere, mi dico i piedi di nuovo. Mi è caspito, a quel punto sono discusso, scusa, ma non mi torna. Avevi fatto un discorso bellissimo, alto. E sei scaduto, confondi il mezzo con l'ingegnere, con il rispetto che l'ingegnere è uno strumento, il digitale è uno strumento, il fine è la felicità.
La felicità è un pensiero e come tale può essere concepito da un filosofo, casomai un ingegnere filosofo, ma è un pensiero filosofico, non un pensiero ingegneristico. La società 5.0 è presa a riferimento. Addirittura fa dei concetti bellissimi, un concetto bellissimo che dice che l'umanità si è andata evolvendo, passando da cacciatori a coltivatori, agricoltori, industriali. Ora siamo nell'era della informazione e si sta per aprire, se si applica la società 5.0, la super smart society, cioè la società bellissima, la società della immaginazione. Bellissimo. Quindi, ma con un pensiero così bello, cosa ci incastra che devi fermi agli ingegneri? Ma è già discusso, perché mi ha deluso. Avevo trovato bello e poi mi passi. L'immaginazione, cioè il mio, la società dell'immaginazione, ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? E la metti in mano a degli ingegneri? Tant'è che alle aziende io dico, per ogni 10 ingegneri servono più filosofi. Anzi, ci sono degli ingegneri, più ingegneri degli altri, tali per cui serve un filosofo ogni 5. Ci sono anche ingegneri così, no? Io scrivo poesie, faccio altre cose, però voglio dire, e ci provo, ho provato tutti gli anni ad avere e sviluppare una certa autocritica per non sentire che mi faceva sentire inadeguato. Ecco, questo per dire la società 5.0, quindi, che è un riferimento importante, l'Europa la sta copiando. Spero che modifichi l'attuazione. Per dire, e chiudo, perché questo sono andato molto lungo, il concetto quindi è che bella tutta, tutta l'evoluzione che l'organizzazione ha avuto in queste decadi è straordinaria, ma per far capire quanto è importante, perché è fondamentale. Le macchine si comprano, ci vuole poco, l'ho fatto, basta avere i soldi e è stato scegliere. Le persone è difficile selezionarle, è ancora più difficile farle crescere come le figlioli. Che cosa chiudo? E seguendo anche un po' lo stimolo di Harari di invitarci a raccontare storie. E anche per certi versi lo spirito giapponese dell'immaginazione. Io credo fortemente in un approccio che stimoli la parte più nobile di noi, che non è la produttività, che non è il raziocinio, ma è la nostra spiritualità. Viviamo in un mondo che ha bisogno di spiritualità. Dico spiritualità, ma altre volte ho detto amore, perché la spiritualità è ancora più ampia, ancora più alta. Credo in un approccio poetico. La poesia ti educa a farti permeare dalle emozioni, non vergognarti, non vergognarsi delle proprie emozioni, saperle elaborare, farle proprie, saperle poi tradurre in modo sintetico e trasmetterle, così da parlare alla pancia per raccontare storie che aggreghino, raccontare storie che ci portino tutte insieme a costruire un mondo migliore. Grazie. Grazie. Grazie Riccardo di questa introduzione, io ringrazio naturalmente Alice un po' in genere, Riccardo Trichino, BCS, Martino, Leonardo, sono loro che ci hanno convocato proprio questa mattina, che hanno coinvolto me in questa funzione di moderatore, Massimo Tedeschi, giornalista, è già stato detto, capo
Corriere della Sera, prima caporedattore e direttore fondatore della Sera di Matica, adesso è una posizione molto più comoda e tranquilla di editorialista. Sono il vecchio saggio che scrive i suoi colleghi con me, molto vecchio, non so se saggio. E grazie a Riccardo che per questa introduzione ci ha fatto volare un po' alto, adesso è andato in zona caffè. Ma prendo solo due spunti rapidissimi dalle tante cose belle che ci ha detto. La prima, l'anno della cultura, è vero, anche si è parlato appunto di cultura, del lavoro è stata evocata, io ricordo bene che Brescia, quando si candidò a capitale della cultura da sopra, era in corso di costruzione di dossier, immaginò come titolo la cultura del lavoro, il lavoro come cultura. Cioè, autoriflettendo su se stessa, tentando di rappresentarsi, Brescia aveva immaginato di partire da lì. Poi il Covid è arrivata nell'agio Comerno, si è scelta l'immagine, che io non amo molto, della città illuminata, questo oggetto, ma davvero Brescia era partita dal lavoro come cultura, la cultura del lavoro, pensando a se stessa. L'altra cosa estremamente positiva per me è che da ingegnere Riccardo riserva un futuro ai filosofi, siccome sono laureato in filosofia. Prima di giornalista, forse la mia categoria, come ci credo molto, in questo umanesimo che deve permeare anche il sapere tecnico. L'ultimissima cosa, e entro nel tema che noi affronteremo questa mattina, vi do la prontissima perché chi ama e legge libri di Harari si trova di fronte a questi volumi di storia dell'umanità in cui i secoli diventano balzecoli, in cui si parla di millenni, di specie, da Homo sapiens, dall'uomo di Neanderthal all'uomo sapiens. Però Riccardo ci ha anche detto di questa, e quindi già entri nella dimensione di grandi trasformazioni. Riccardo ci ricordava che le trasformazioni sono accelerate negli ultimi 40 anni, la dimensione delle organizzazioni, quale organizzazione più complessa e vitale di un'azienda esiste oggi, punto di domanda. Le organizzazioni sono detto una grande trasformazione. Potrei aprire una parentesi, ma non lo farò, sulla trasformazione della comunicazione, che è stata totalmente destrutturata, cambiata, trasformata in questi 30-40 anni, esattamente quelli che ho vissuto io e che potrei testimoniare in un altro convegno. Noi stamattina invece guardiamo un'altra trasformazione che è iniziata 45 anni fa, perché era il 1987 quando le Nazioni Unite licenziarono questo rapporto Brundtland, che Konya elabora, stabilisce il concetto di sostenibilità. Il concetto di sostenibilità non esisteva in natura, non esisteva nel pensiero di Aristotele, di filosofi antichi, nasce nel 1987. E diventa un po' l'asse portante del pensiero, del pensiero occidentale, perché man mano questo pensiero, affidato a questo rapporto che si intitolava Our Common Future, diventa ferma un po' il nostro modo di vedere, di pensarci, di pensare al nostro futuro. Ma, e vengo al tema di questa mattina, dopo 45 anni, nel corso di questi 45 anni, si è capito che la sostenibilità non può essere solo un sentimento, una tensione, un pensiero, un'asse portante, ma deve essere anche qualcosa di misurabile. E per questo noi stamattina siamo chiamati a parlare di ESG, cioè i criteri che hanno a che fare con la E, environmental, ambientale, di social, e la G di governance, ESG, criteri ESG. Non basta più parlare della sostenibilità come ambizione, come orizzonte, come traguardo. Ci pone il problema di misurare, certificare, stabilire i livelli raggiunti in questa sostenibilità. E quindi il titolo, quando un'organizzazione può dirsi sostenibile. Dal grande scenario evolutivo tracciato da Riccardo, noi scendiamo su questo orizzonte quarantennale della sostenibilità e vediamo a che punto siamo arrivati, perché anche noi siamo dentro un flusso, un percorso, una traiettoria che non è finita, che è in corso. Stamattina tentiamo di fotografare a che punto siamo arrivati oggi, ben sapendo che poi siamo su un nastro trasportatore, anzi su una spesita pirulandola, noi stessi proviamo per aggiornare e regolare tutta questo bagaglio concettuale, questa cassetta degli attrezzi che ci portiamo appresso. Come abbiamo pensato di organizzare con i nostri interlocutori la cosa, un primo giro di tavolo, anche se il tavolo non c'è,
magari un secondo giro più breve per approfondire alcuni aspetti, se ci sarà tempo, anche se qua i tempi sono già saltati tutti clamorosamente, ci dovrebbe essere anche qualche domanda, ci potrebbe essere anche qualche domanda dal pubblico. E basta, l'ho fatta lunga. L'ultima cosa che dico è che il tavolo che non c'è mi pare composto molto saggiamente, perché c'è il mondo dell'università, dell'impresa, delle banche, del CSMT, quindi del trasferimento tecnologico, della certificazione, soggetti terzi che stabiliscono a che punto è la certificazione, quindi il panel, come si suol dire, è perfetto. Noi cominciamo dalla più giovane e poi mi ritirerò limitandomi a presentare i nostri interlocutori e suggerendo, chiedendo loro di trattare un aspetto particolare, partendo dalla più giovane e anche da quella che ci ospita, perché lei, Viola Nicolardi, lavora al CSMT, grandissima laurea in ingegneria gestionale, subito in CSMT, dove si occupava di innovazione e in particolare sulla sostenibilità. Attualmente è Technology Transfer Engineer, dunque una project manager che si occupa di trasferimento tecnologico, in particolare sui temi che riguardano l'ottimizzazione dei processi, la digitalizzazione, l'organizzazione aziendale e, appunto, di questa natura, la sostenibilità. Io ora mi spiegavo che il CSMT che non fa opera di consulenza ma di accompagnamento delle aziende su questi temi della sostenibilità, spesso incrocia delle aziende che sono totalmente digiune cosa siano questi criteri ESG. E allora, siccome io non sono un esperto, sono totalmente digiuno di questa materia, le chiederei di partire da questo percorso. Cioè, quando arriva un digiuno di criteri ESG, come fa il CSMT ad accompagnare? 10 minuti i nostri relatori sanno di non dover sforare, se no gli tiro la giacchetta. Viola. Ok. Buongiorno a tutti, sono Viola e come si dice, mi occupo principalmente di sostenibilità. Come ci approcciamo a questo tema quando un'azienda solitamente ci chiede vorrei dimostrare che sono sostenibile, ma non so bene come muovermi? Diciamo che principalmente un'azienda si reputa sostenibile anche solo quando ha installato i pannelli solari sul tetto, quindi già il concetto, di sostenibilità è quello che poi è anche il nostro compito, trasferire questo concetto, perché essere sostenibili porta con sé proprio un cambiamento culturale in azienda. Culturale perché siamo all'interno di quella che è una vera e propria rivoluzione in cui al centro prima c'era creare valore per quelli che sono gli azionisti, adesso per gli stakeholder. Gli stakeholder di un'azienda sono interni ed esterni, quindi sono appunto i nostri azionisti, sono i nostri dipendenti, sono i clienti, sono i fornitori, ma è anche l'ambiente. E quindi in questo cambiamento culturale bisogna creare le condizioni affinché un lavoratore possa trascorrere la maggior parte del suo tempo in azienda rispettando però anche quelle che sono le esigenze dell'ambiente, quindi nel rispetto di questa totalità di aspetti che poi sono ben declinati all'interno del DSG, perché si prende proprio in considerazione l'aspetto ambientale, l'aspetto sociale e l'aspetto della governance. Inizialmente quindi che cosa si fa? Si cerca di fare un percorso di trasferimento tecnologico. Quello da cui però bisogna partire è comunque un assessment in cui si vanno a mappare le varie aree dell'azienda indagando nel dettaglio quelli che sono gli aspetti ambientali, quindi declinati in termini di consumi energetici, emissioni, smaltimento dei rifiuti, passando poi alla parte sociale, quindi legato a quella che è la supply chain, ai nostri clienti, ai fornitori, ai dipendenti all'interno dell'azienda, al loro benessere e alla loro sicurezza. E infine quella che è la governance, quindi quali sono i valori che l'azienda ha come obiettivo di comunque trasmettere all'interno del può essere il suo statuto, come la remunerazione degli azionisti, del CDA, insomma, tutti questi aspetti vengono presi in considerazione. Purtroppo però chi si approccia
diciamo, la sostenibilità per la prima volta non possiede tutti quelli che sono dati che servono per poter fare un'analisi quantitativa di questo tipo. Per cui si tratta proprio di creare cultura, delineare un percorso per poi arrivare a quantificare nel più breve tempo possibile quello che è lo stato attuale dell'azienda, delineando poi dei piani di crescita che devono essere condivisi, perché ho tenuto a specificare che SMT non fa consulenza, perché l'obiettivo è quello di far crescere quella che è l'azienda, quindi non è solo diciamo, la classica consulenza in cui si chiede un supporto a un tecnico per poter dare un risultato che poi l'azienda recepirà e deciderà come, diciamo, come attuare all'interno della sua strategia. L'attività di trasferimento tecnologico è un'attività, diciamo, di contaminazione, quindi creare le condizioni affinché l'azienda possa crescere e possa essere, diciamo, un domani indipendente in tutti quelli che sono gli aspetti di innovazione e di tecnologia. Ripeto, per le aziende che sono ancora alle prime armi, si è pensato anche di sviluppare all'interno di SMT uno strumento che è quello della sostenibilità, per fare una prima valutazione a 360 gradi di quelli che sono gli aspetti della sostenibilità per valutare se un investimento è sostenibile o meno. Ovviamente è un'analisi quali quantitativa, per cui si tiene conto di aspetti quantitativi come può essere un ROI, o quindi legato alla redditività di un investimento, o il carbon footprint, quindi legato alle emissioni, ma anche aspetti più qualitativi come possono essere il benessere dei dipendenti o la loro sicurezza. Quindi cerchiamo di trovare la giusta ricetta per poter far crescere l'azienda verso un percorso di sostenibilità che poi, seguendo quelli che sono anche i criteri ESG, porterà a un monitoraggio di quelli che sono gli obiettivi e gli indicatori che si è dato. Grazie Giola, anche per la tempistica così stringente. Mi ci ha aiutato a capire in che ambito ci muoviamo. Molto suggestiva l'immagine della bussola, che abbiamo bisogno di orientarci. Abbiamo capito che bisogna fare una mappatura di questi criteri della sostenibilità. E io a questo punto, chiamo in causa l'anima universitaria del tavolo, partirei proprio dalla environmental, dal tema ambientale. Abbiamo la fortuna di avere con noi il professor Carmine Precroci. Una biografia lunghissima, io ne cito due pagine, due righe, lunghissima, non come età, ma come quantità di cose che andrebbero citate, piccole cose che spero fondamentali. Professore ordinario del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia, lunghissime pubblicazioni sui temi di macroeconomia, finanza quantitativa e economia dello sviluppo sostenibile. È coordinatore di progetti nazionali e locali di strategie per la transizione ecologica delle imprese e dei territori, anche questo mi sembra di grande interesse, imprese e territori, è membro del comitato tecnico scientifico del CSMT, quindi gioca in casa, è coordinatore del programma Univs Sostenibile, oltre che coordinatore per gli Atenei del Nord Italia della rete, l'università sapete che viaggiano per la rete. È coordinatore della rete del Nord Italia delle università per lo sviluppo sostenibile. La materia è tipicamente tua, Carmine. Allora, con ESG abbiamo iniziato a capire che c'è una mappatura, ma quella che ci viene prima in mente quando si parla di sostenibilità è esattamente il tema ambientale. Ci sono espressioni come transizione energetica, riduzioni delle emissioni dei gas serra o dei gas clima alteranti che cominciano a entrare nel nostro lessico comune. Abbiamo capito che non basta mettere i pannelli fotovoltaici in azienda per essere azienda sostenibile. Allora, questo tema, questa tematica, come impatta sul mondo delle aziende, delle organizzazioni aziendali, che sfida pone a loro? Grazie Massimo e grazie a tutti voi per essere qui stamattina e all'organizzazione del CSMT per questa magnifica occasione. E ho apprezzato anche l'introduzione dell'ingegnere filosofo Riccardo. Poi anche
spiritualista, sì, ci ha dato un sacco di spunti da popolare alti. Potremmo continuare con le storie, quanti ingegneri ci vogliono per abitare una lampadina e quanti filosofi. E dunque vado subito alla tua, faccio però una velocissima premessa. I ESG, esattamente come le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, da Our Common Future, sono aspetti inscindibili. Cioè, per ragioni pratiche, organizzative e anche pedagogiche, non tendiamo ad isolare gli aspetti, diciamo, ambientali da quelli economici, da quelli sociali. Noi stiamo parlando di fenomeni, appunto, diceva anche Riccardo, complessi, cioè quando parliamo di sviluppo sostenibile parliamo di questioni articolate che possiamo e dobbiamo esaminare dal punto di vista ambientale, isolandoci o concentrandoci sugli aspetti, appunto, di sostenibilità ambientale, ma questi aspetti sono intrinsecamente interdipendenti con tutti gli altri, tant'è che si parla, appunto, di organizzazione o di territorio o di città sostenibile. E per sostenibilità si intendono tante cose che interagiscono tra di loro, sono connesse. E quindi facciamo un esempio. Allora, prima si diceva non basta mettere i pannelli solari sul tetto del capannone o della casa. Non per spirito provocatorio, ma io non sono d'accordo con questo. Sarebbe già tanto se mettessimo o le aziende mettessero, iniziassero col mettere i pannelli fotovoltaici. Faremmo tutti un passettino in avanti lungo un percorso verso la sostenibilità che non è solo ambientale, e dobbiamo tutti percorrere ad una velocità molto maggiore rispetto a quella che stiamo mantenendo oggi. Andiamo per esempi, visto che poco tempo non posso che usare appunto degli esempi. Prendiamo l'organizzazione, anzi l'azienda, l'organizzazione aziendale più grande d'Italia, l'ENI. L'ENI è un'organizzazione sostenibile, aggiungo un punto interrogativo al titolo. Beh, a giudicare dalle spese per la comunicazione, è il principale sostenitore del Festival Canoro qualche settimana fa, tanta pubblicità, tanti spot. Ci hanno anche convinti che le pompe di benzina dell'ENI sono sostenibili, anzi sono più sostenibili delle altre, di quelle non ENI. L'ENI è sostenibile? Non lo so, ascoltando Viola mi verrebbe da dire, una cosa, se non riusciamo a misurarla, non esiste. Quindi l'unica cosa, l'unico sforzo che dovremmo fare è quello di identificare delle metriche corrette per misurare se ENI o Carabinieri Trasporti conducono attività sostenibili, improntate alla sostenibilità, che poi può essere, anzi deve essere, ambientale, sociale e di governance. Concentriamoci sulla E e sulla G di ENI. La E. Allora, il 99% del fatturato e degli utili dell'ENI provengono dall'estrazione, trasformazione e vendita di combustibili fossili, cioè della principale attività che sta rendendo insostenibile il nostro pianeta. Voi direte, vabbè, è il suo ambito, no? È nata così, vende il gas, il petrolio, produce energia, ce la distribuisce. Sì, ma l'analisi economica ormai pluridecennale ci dimostra che queste attività devono cambiare, pena di farci perdere contatto con la sopravvivenza. Non ci sono mezzi termini. Quindi ENI, come tutto il resto della società, a partire da noi stessi, devono cambiare. Per cui, da questa dipendenza assoluta di ENI dai combustibili fossili, ENI si deve tirare fuori. Lo sta facendo? Beh, anche qui bisogna trovare le metriche giuste. La spesa per investimenti. Il 99,99% della spesa per investimenti di ENI è sui combustibili fossili. Quindi, nonostante Plenitude, nonostante tutta la pubblicità e quanto siamo belli, quanto siamo green, eccetera, ENI da questo punto di vista non sta facendo assolutamente nulla. Anzi, sta
continuando a lavorare in maniera più subdola rispetto al passato, perché tra l'altro quello 0,01% che non spende in combustibili fossili lo spende in pubblicità per la sostenibilità, quindi è greenwashing, no? Quindi da quel punto di vista non lo è. Andiamo alla governance. Andiamo a misurare, qua, per esempio, ecco, è una misurazione, una stima assolutamente imperfetta. Quante delle figure apicali di Eni sono di sesso maschile o di sesso femminile? Andiamo a misurarlo. Io l'ho fatto. Le donne sono meno del 10%. E a tendere dovrebbero essere almeno il 50%. Quindi Eni, anche sulla G ha qualche problemino, e sulla S. Ma concentriamoci sulla G. Sapete cosa succede ogni anno sui tavoli del governo italiano? Arriva un dossier che si chiama Registro dei sussidi ambientalmente dannosi. Ogni anno lo Stato italiano spende, cioè regala, circa 20 miliardi di euro, alcuni anni anche 30, al consumo di combustibili fossili. Il Ministero dell'Ambiente dello stesso governo riconosce come queste spese siano da ridurre, da eliminare, ma ogni volta che un ministro, due ministri, il gruppo parlamentare di turno, il partito, suggeriscono al governo italiano di ridurre, di cominciare a ridurre questi sussidi che sono distorsivi, eccetera, rallentano la transizione ecologica per varie ragioni, ecco, ogni volta che questo dossier arriva sul tavolo, lei si alza in piedi e dice no, questi non si toccano, perché ovviamente gli azionisti dell'Eni, tra i quali lo stesso governo, insomma, vedrebbe ridursi la possibilità di business e di continuare a fare come se nulla fosse business aiuto, da una riduzione di questi sussidi che a livello globale l'Agenzia Internazionale dell'Energia l'anno scorso ci dice sono stati circa 1.000 miliardi. Quindi anche sulla G ieri qualche dubbio ci viene. Eppure, è la principale azienda italiana per investimenti in comunicazione per la sostenibilità. Quindi, allora, come siamo messi? Siamo messi un po' in mezzo al guado, come diceva prima Riccardo. Cioè, c'è una gigantesca operazione di comunicazione in corso, trasversale, la facciamo tutti, la fanno tutti. E la sostanza dove sta? La sostanza sta in quello che diceva Viola prima. Andiamo a misurare in maniera rigorosa e credibile ciò che realmente si fa. Aziende. Allora, siamo in mezzo alla transizione ecologica, energetica in primis. Come è messa la Lombardia? Il luogo in cui viviamo. Una regione industriale, uno dei quattro motori d'Europa. Industria metalmeccanica, siderurgica, meccanica, automobilistica, eccetera, eccetera. Come siamo messi? Allora, per ogni milione di euro di valore aggiunto prodotto in Lombardia, vengono emesse circa 283 tonnellate di CO2 equivalente, cioè di gas serra. Ricordate questo numero, 282, ok? Parliamo della Lombardia, scusate, della provincia di Brescia, 282. La Lombardia sta intorno a 220. Quindi Brescia è al di sopra della media lombarda. Cioè, a quanto dovrebbe stare questo numero per considerarci sostenibili? Ovviamente non c'è una regola, non c'è una soglia. Il numero ideale non può essere zero, perché qualsiasi attività produttiva comporta, almeno oggi, l'emissione di un po' di CO2, no? Però dovremmo, questa si chiama transizione ecologica, cercare di ridurre questo numero. Cioè, ridurre, si chiama tecnicamente, il carico emissivo di ogni euro di PIL o di valore aggiunto prodotto. Dobbiamo tendere a... Cosa fanno le altre regioni d'Europa? La media europea di questo numero, che a Brescia è 280, in Lombardia è 220, la media europea è 170. Quindi Brescia e la Lombardia sono molto al di sopra della media europea. Quindi grazie alla media europea ci sono regioni come, non so, la Basilicata, la Calabria, il Molise, che non hanno un'industria pesante, non sono energivore, cioè, certo che ci sono queste regioni, ma ci sono altre regioni che, come la Lombardia, hanno un comparto industriale energivore. Vogliamo fare qualche nome? Il Baden-Württemberg,
che è uno degli altri quattro motori, oppure la Baviera. Sapete quanto emettono per milione di euro di valore aggiunto di CO2 la Baviera e Baden-Württemberg? 140 tonnellate di CO2, cioè esattamente la metà di quanto emette Brescia e molto al di sotto di quanto emette la Lombardia. Quindi è ovvio che se confrontiamo la Lombardia con la Basilicata facciamo un confronto sbagliato, ma una volta che lo facciamo questo confronto con gli altri motori europei, con l'altro cuore pulsante dell'economia europea, anche automotive, ahimè usciamo non proprio benissimo. Quindi il messaggio qual è? Che dal punto di vista almeno della transizione energetica, produttiva, della trasformazione, che immagino sia un obiettivo condiviso fra tutti, no? Di portare il nostro sistema economico verso un maggiore equilibrio dal punto di vista energetico e ambientale, siamo indietro come regione, come provincia e come città. E dobbiamo accelerare anche solo per metterci al passo, non di posti in cui non si svolgono le nostre attività caratteristiche, ma per metterci al passo del Baden-Württemberg, non delle regioni della Lapponia o della Calabria. Per metterci al passo con gli esempi più brillanti e competitivi nello sviluppo economico odierno. Ecco, questa storia non emerge mai nelle analisi dei nostri media, dei nostri politici, dei nostri industriali. Andiamo a studiare le migliori pratiche in Europa per capire la distanza, per misurare la distanza tra noi e queste buone pratiche. Ecco, io penso che non solo per gli aspetti ambientali, ma anche per quelli sociali e di governance, si debba fare un esercizio analogo. Andiamo ai numeri dove è possibile, e dove non è possibile cerchiamo di, get a feeling della situazione in maniera più rigorosa possibile, e poi cerchiamo di individuare una strategia di avvicinamento all'obiettivo. È uno sforzo che in tanti stiamo facendo, lo si deve fare in maniera più rigorosa, più trasparente e più sincera, perché, come dicevo all'inizio, mi sembra che il fumo intorno all'arrosto sia tanto. Grazie. Grazie Carlo. Ho capito due cose. La prima è che, nonostante non ti troveremo dal CDA di ieri prossimo. Questa mi sembra una considerazione necessaria. Una nuova è, chissà. E l'altra cosa però è di subito un'avvertenza, perché questi scenari così macro rischiano anche un po' di scoraggiare il micro. Cioè, un'azienda piccola non fa niente, ieri che mi metto a fare. Invece però giustamente alla fine dice che questa transizione... No, ma ci sono tante aziende che sono molto avanti rispetto a dopo magari la storia, certo, magari nel secondo giro ci segnalerai anche questo. Elena Tamburini la presento con grande simpatia, prima di tutto perché sei anche un paesano, è una donna, un'imprenditrice, e segnalo non solo per capitalismo la nostra comune provenienza rezzatese, ma perché è rezzato, ho fatto una breve ripasso mentale, ma credo di non sbagliare, assieme a Lumezzane e Gardone, quindi le grandi capitali industriali della nostra provincia, storiche capitali industriali, credo sia l'unico paese che ha dato due presidenti a Confindustria Brescia, comunque tra tuo zio. Quindi è terra di imprenditori, anche se non abbiamo questa fama così spiccata. Elena è un'imprenditrice e direttore finanziario del gruppo Tamburini, fa parte del gruppo di Confindustria Brescia, gruppo donne che si è occupato della parità di genere. Quindi stavolta siamo a cavallo, non settorializziamo mai, non è solo E, ma è SG, direi, social, cioè la governance. Noi sappiamo, adesso leggiamo, ce ne rendiamo conto, che cominciano ad esserci indicazioni governative, leggi, bandi della regione che incoraggiano questo tema della parità di genere. Elena, quando mi hanno mandato del materiale per educarmi un po', informarmi un po' su questo tema, non ho dato 40 slide, non c'è tempo stamattina, il CSD mi farà un po' di apposta stamattina, perché tiro fuori.
Io ho cercato di stoppare i fiumi di slime, no, ma è molto molto con la cordialità e, come dire, la colloquialità che contraddistingue questo incontro, parità di genere. Spiegaci, facci capire un po' il quadro normativo e cosa sta succedendo, perché mi dicevi che a Brescia voi avete fatto qualche test per vedere a che punto è questo tema della parità di genere. Elena Tampolini, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Non vi tedierò con tutte le mie slide, non entrerò nei tecnicismi. Ma in realtà, se pensiamo effettivamente a tutta la parte tecnica, se ne sta parlando molto, quindi troviamo riassunti, schemi della prassi, un po' dappertutto, quindi non è questa la sede. Io vorrei parlarvi invece un po', parto dal quadro normativo, perché ci interessa per contestualizzare la parità di genere a livello temporale. Quindi nel 2006 viene pubblicato il decreto legislativo 198, meglio conosciuto come il codice delle pari opportunità. Questo mira a rimuovere qualsiasi tipo di discriminazione per l'accesso al mondo sociale, politico, economico delle persone, quindi garantire parità di opportunità appunto agli uomini e alle donne. Nel 2021 la legge 162 invece applica alcune modifiche al codice e introduce la certificazione della parità di genere. Per il PNRR stesso la parità di genere è una delle priorità trasversali a tutte le missioni, in termini proprio di inclusione sociale. E infatti stanzia anche dei fondi per delle risorse per, diciamo, agevolare e per promuovere la partecipazione femminile al mondo del lavoro. Tutto questo si allinea con l'agenda ONU 2030, che ha proprio come scopo dell'obiettivo 5 raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione delle donne e delle ragazze, proprio cita, valorizzando il talento femminile e garantendo appunto parità di accesso al mondo del lavoro, al mondo dello sviluppo economico. Per specificare poi l'introduzione fatta dalla legge 162, viene pubblicata la prassi di riferimento UNI 125 nel 2022. Questa cosa fa? Fissa i parametri minimi e contiene le linee guida sul sistema di gestione. Ugualmente a tutti i sistemi di gestione, anche quello relativo alla parità di genere, prevede che ci siano delle procedure e delle misurazioni, cioè ci siano proprio dei KPI per misurare il livello. Suddivide tutta la parte della certificazione in sei aree, identifica sei aree che fanno riferimento all'opportunità di accesso e di crescita all'interno dell'organizzazione, la parità delle attribuzioni, le politiche della gestione dei processi aziendali e le politiche sulla gestione della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro. I parametri di queste aree hanno un peso percentuale sul totale e al raggiungimento del 60% si può ottenere la certificazione. Questi parametri servono per fare una fotografia del livello in cui l'azienda è. Ma non solo la fotografia, perché la certificazione non ha lo scopo del bollino di certificazione di parità di genere. No, ha proprio come scopo il miglioramento e quindi inserire delle procedure e dei parametri per misurare appunto eventuali stati di avanzamento. Quello che abbiamo rilevato è quanto sia un processo in realtà pluriennale, non è un'analisi fine a se stessa, ma è proprio un processo che continua nel tempo. Con il gruppo delle imprenditrici di Confindustria, appunto citava prima Massimo, abbiamo creato un gruppo di lavoro specifico proprio per analizzare la certificazione.
abbiamo analizzato, sintetizzato la norma, ho fatto 40 slide fantastiche, molto belle comunque, però interessanti 40 slide, e abbiamo anche provato a, abbiamo fatto una simulazione di pre-assessment di certificazione su due aziende metalmeccaniche, nello specifico la Tamburini SRL e l'Automazione Industriale Capitano, che sono due aziende di circa tra i 70 e gli 80 dipendenti e rappresentano abbastanza il tessuto tipico delle aziende reggiane, aziende metalmeccaniche. Abbiamo fatto questo test, diciamo, e poi abbiamo parlato con il resto del gruppo. Dai vari dibattiti tra il test e l'analisi della norma sono risultate alcune criticità, diciamo, alcune criticità, anche delle opportunità. Prima passo al negativo, diciamo. La prima è quella dei costi. La prima criticità è quella che la certificazione costa. Costa in termini di ottenimento, anche se per questo ci sono finanziamenti, come citavo prima, per il bando della Regione Lombardia, ci sono sgravi contributivi, però il costo vero, quello che potrebbe spaventare le piccole e medie imprese, è quello dell'organizzazione, quindi di avere all'interno della propria organizzazione una struttura che possa supportare la certificazione. Quindi questo potrebbe, diciamo, spaventare un po' le PMI dal affrontare un processo di certificazione. Un'altra perplessità è stata ravvisata nel fatto che la norma non è standardizzata a livello europeo, quindi questa certificazione è esclusivamente italiana e ha valore solo in Italia. E quindi questo lascia un attimo di dubbio. E un altro scoglio potrebbe essere quello di ottenere la certificazione da parte di aziende che hanno una percentuale di occupati appartenente ad uno specifico sesso, pensiamo agli uomini, per esempio metalmeccaniche, siderurgiche, ma allo stesso tempo alle donne invece nelle aziende di servizi. Quindi ci sono già le deroghe, ci sono i parametri quantitativi, sono già parametrati sulle medie ISTAT del settore, però ci si è chiesti se per alcune tipologie di settore, di aziende, possono essere inserite alcune deroghe. Ad esempio abbiamo valutato le aziende che lavorano col Medio Oriente, possono essere le più virtuose del mondo e assumere tutte il 90% delle donne, però poi non possono mandare queste donne, questi tecnici in Medio Oriente a lavorare. Quindi questo, ci sono anche delle difficoltà a volte oggettive. E nel fare il nostro test abbiamo visto che comunque concettualmente siamo tutti virtuosi, perché nessuno parte con l'idea di discriminare nessuno. Però tipicamente, vuoi per tradizione o vuoi per oggettive necessità proprio di lavoro, può essere che non sempre, poi anche nella pratica, ci sia questa virtuosità. Quindi ci siamo chiesti perché un'azienda dovrebbe certificarsi. La risposta più banale è perché è obbligata, perché comunque la legge 162 prescrive che per le aziende che lavorano con la pubblica amministrazione sia necessario, per partecipare ai bandi di gara, avere la certificazione della validazione. Un'altra ragione è perché porta sicuramente un beneficio a livello reputazionale. Avere il marchio di azienda virtuosa in queste tematiche rappresenta sicuramente un'attrattiva per gli stakeholder, soprattutto nei confronti del personale, la ricerca del personale e anche del mantenimento del personale in forza. Perché? Perché ci si crede culturalmente, cioè perché si ritiene che la parità di genere sia un valore fondante della realtà aziendale. E quindi cosa è meglio di una certificazione che effettivamente esprime che quello che è per te un valore si
si riflette anche nella pratica, nella realtà aziendale. E poi ci siamo dati invece anche una risposta sull'opportunità più pratica, diciamo, cioè utilizzare la certificazione proprio come strumento di analisi della propria organizzazione, andando a verificare come l'organizzazione si pone davanti a certi temi. La PDR fa emergere, allora ricordiamo che la PDR parla di parità tra uomo e donna, non tratta necessariamente del ruolo della donna, tranne nella crescita a livello di le donne, a livello di avanzamenti di carriera, a livello di presenza negli organi di amministrazione, a livello di deleghe, e chiaramente a livello di retribuzione. Quindi diciamo che fa emergere quei gender bias tipici della nostra società che poi si riflettono stereotipi anche all'interno delle organizzazioni. Quindi sicuramente riuscire a prendere coscienza, diceva prima l'ingegnere Tecchillo, prendere coscienza della propria inadeguatezza, non è detto che sia inadeguatezza, ma prendere coscienza è sicuramente la cosa fondamentale, e quindi utilizzare lo strumento della certificazione come opportunità di analisi della propria organizzazione, ovviamente per migliorare. La PDR prevede anche che venga redatto un piano strategico con delle azioni di miglioramento specifiche su queste tematiche, e un organo, deve esserci un organo di controllo che verifica che queste attività vengano effettivamente poi messe in atto, e che vigili anche su effettivamente la corretta applicazione delle procedure che sono stabilite nella PDR. Quindi sicuramente un momento di analisi e di presa di coscienza. Grazie, grazie mille Elena. Ma non si è descritta come uscita la tua azienda, il 60% l'avete raggiunto, sai, un lavoro ci caratterizza. No, abbiamo visto che sicuramente ci ha aiutato molto il fatto di, proprio a livello pratico, di confrontare quello descritto dalla PDR con, ad esempio, la certificazione ISO 9001. Per cui abbiamo visto che già le nostre aziende che hanno questo tipo di certificazione, come la maggior parte ormai delle aziende, in realtà partono già da qualcosa. Si tratta proprio di adattare quel qualcosa anche a delle attenzioni che magari davvero in pratica vengono già messe in pratica, ma non sono proceduralizzate, e quindi non però ci saremmo arrivati. Comunque, in sostanza, ci saremmo arrivati con chiaramente e giustamente appunto alle procedure, perché quello è fondamentale, per una tenda che molto onestamente dico non ci ho mai pensato, non ci aveva pensato, non. Nel nostro settore davvero la tradizione è maschile, anche se devo dire che, ad esempio, nella nostra azienda l'ufficio commerciale che tratta a livello tecnico col cliente ormai è composto solo da donne, per cui però ad esempio in produzione invece la cosa è molto più complessa, cioè se anche io volessi una tornitrice non so se la troverei, cioè. Benissimo, grazie. Abbiamo capito il 60% si sta avvicinando. Benissimo, grazie. Giro perfetto. Abbiamo avuto una bussola, una mappatura di cosa sono gli ESG. Carmine ci ha descritto questa montagna che abbiamo davanti, ma che stiamo scalando, che ci racconterà anche di pratiche virtuose. Abbiamo affrontato la parità, il tema della parità di genere. C'è un problema finale che dice, ma alla fine chi le misura queste cose? Chi ha i parametri per dire cosa va bene e cosa va male? E il nostro tavolo senza tavolo alla persona giusta. Alla mia sinistra Luigi Bottos, capo del centro di ricerca ESG per Arena Services SPA, che è un ente di certificazione, quindi una terza parte indipendente chiamata esattamente a certificare.
La domanda è duplice: quando voi entrate in un'azienda, come fate a convincere l'azienda che queste certificazioni non sono l'ennesima zeppa, non sono l'ennesima complicazione, ma solo un'opportunità? E poi a che punto è la fisurazione, quindi la possibilità di certificazione di questo modo? Cioè, neanche capito essere così complesso e basta. Va bene, grazie. Grazie anche dell'invito. Allora, speriamo di essere la persona giusta, non lo so, vedremo. Comunque noi appunto siamo appunto qui per, proprio per, poi per certificare, andare a misurare le metriche e valutare soprattutto quali metriche, no, sono state utilizzate. Abbiamo già sentito, no, il da dove nasce il termine sostenibilità, non come tante altre parole, no, italiane che nascono dal latino, ma 46 anni fa non ci avevo pensato, adesso già pensato che 46 anni nel rapporto Brundtland è nato appunto il concetto di sostenibilità, che poi diciamo si è tradotto. E Brundtland era un signore della premio, sì, esatto, era una donna, ci voleva una donna per avviare questo processo. Comunque sono 36. Sì, sono 36. Diciamo che comunque è un concetto appunto che si è sviluppato e che oggi si declina secondo appunto l'acronimo ESG, un acronimo che è nato. Poi è cominciato a essere utilizzato nel 2004 più in ambito economico finanziario, utilizzavano più che altro le banche per valutare, no, il merito creditizio dei richiedenti finanziamento, e che poi dal 2019 in poi è entrato in modo verticale anche nell'analisi delle aziende. No? Si è parlato prima di metriche, la questione è quali metriche. Ad oggi, diciamo, lo scorso anno, verso la fine dello scorso anno, con un collega abbiamo fatto un'analisi. Abbiamo visto che ad oggi, per dire in ambito di ESG, esistono al mondo più di 700 reti che hanno al di sotto, diciamo, modelli di misurazione diversi. No? Allora la questione che poniamo e che pongo è: non è solo la metrica, ma quale metrica utilizziamo per andare a misurare questo aspetto? Secondo elemento, abbiamo parlato prima di ambiente, parte ambientale, pilare ambientale, sociale, di governance, che sono interconnessi, no? Dobbiamo ricordarci che c'è un altro elemento fondamentale per le aziende perché possono continuare a stare sul mercato, che è l'elemento economico, no? Il ritorno economico. Cioè, oggi non ci può essere sostenibilità se le aziende non hanno un ritorno, diciamo, stabile nel tempo, no? In questo ambito. Con ritorni economici non solo dal punto di vista dei margini, ma anche dell'EBITDA, ad esempio. Così come non c'è ritorno se non c'è un coinvolgimento della supply chain, la catena di fornitura, che diventa sempre più importante anche per le aziende per raggiungere i propri obiettivi in ambito ESG. Per tornare alle metriche, diciamo che attualmente i modelli, diciamo, si strutturano in due tipologie. C'è un'analisi di carattere economico-finanziario che in genere viene fatta sui bilanci, e quindi si va a valutare quanto è l'investimento, il capex per su una determinata attività, e poi c'è un altro aspetto, che è quello che abbiamo sviluppato poi noi in Rina, è un modello basato sull'analisi dei processi, cioè definita la strategia, quanto di questa strategia poi passa attraverso degli obiettivi, viene calata nei processi produttivi e anche organizzativi, no? Quindi non è solo una questione di investimento. Perché io potrei investire, no, in degli impianti che poi magari performano male, perché magari sono stati progettati male, perché sono stati installati male, perché non viene fatta la corretta manutenzione. No? E così anche a livello di risorse, no? Dicevamo prima, non è solo una questione di dove metto le risorse, no? Ma anche come formo le risorse, come faccio crescere le risorse, come creo un cambio culturale all'interno dell'azienda. No? E quindi quello che noi andiamo a misurare attraverso oggi un'attività di assessment, perché non esiste una certificazione in ambito ESG, perché non esiste un unico modello di valutazione, il legislatore non l'ha ancora definito, non so se è volutamente o non volutamente. Questo può essere un pregio da un lato, perché uno si può andare a misurare con modelli diversi,
però dall'altro diventa anche una criticità, no? Perché ci sono tanti modelli. Anche qui, come è costruito il modello? Noi abbiamo rifatto riferimento a degli standard internazionali, che sono quelli del Global Reporting Initiative, no? Poi facendo riferimento anche ad una valutazione di rischio che si basa su quella definita dall'International Accreditation Forum, che va a definire per i vari settori merceologici i rischi, no, in ambito ambientale, sociale e di governance. Quindi con questi due riferimenti internazionali abbiamo costruito il modello. No? Non sempre è così, a volte il modello è costruito, diciamo, su un benchmark che va a valutare il posizionamento dell'azienda sul modello stesso, no? E quindi diciamo è limitante da un lato perché va a misurare sul mio modello, dall'altro perché non è detto che la numerosità delle attività fatte sia così significativa. Così come la cosa importante è andare a misurare come? Con degli indicatori. Ecco, gli indicatori sono quelli che rendono oggettivo quello che si va a misurare. E più sono quantitativi, diciamo, maggiormente mi danno una misurazione oggettiva di quello che andiamo a fare. Ecco, questo aspetto, diciamo, è sempre più, diciamo, anche attenzionato nell'ambito della finanza, nel senso che potete andare nel sito, per esempio, della Banca d'Italia, vedrete che la Banca d'Italia stessa nel 2019 ha cambiato un po' anche la politica degli investimenti, cercando di andare a premiare quelle aziende che sono maggiormente virtuose e che investono, no, in ambito energetico. Che questo si è dimostrato attraverso anche delle analisi, delle ricerche fatte da Banca d'Italia stessa e da altri soggetti, che un'azienda che investe in ambito ESG è un'azienda che ha meno rischi dal punto di vista operativo, dal punto di vista diciamo legale e dal punto di vista reputazionale. Perché alla fine tutti questi strumenti servono per andare a ridurre un rischio. Ci sono effettivamente delle aziende che sono più avanti, ci sono delle aziende, no, che sono, diciamo, un po' più indietro. La questione è che non siamo noi a convincere, no? Quando ci chiamano è perché l'azienda, no, diceva la dottoressa Tamburini, ha fatto già un percorso, no? Allora, ecco, quello che credo sia importante è questo. Non è, cioè, non, quando un'azienda è sostenibile, è un percorso, la sostenibilità, è un percorso che cambia giorno dopo giorno, diceva lei, il miglioramento continuo. Però è anche effettivamente un percorso che costa, no? Ma io mi chiedo anche, è un costo effettivamente o non lo è? Quante volte, no? Cioè, anche sul vestito noi andiamo a spendere, no? Ok? Però io diventa, diciamo, un costo sostenibile, anche quello sostenibile nel momento in cui credo che quello sia, diciamo, necessario per la mia crescita. Allora quel punto non è un costo, diventa un investimento, no? Che si protrae nel tempo. Quindi penso che anche questo aspetto, anche su questo dobbiamo fare una crescita culturale. A volte magari siamo disposti a spendere per alcune cose, non ci chiediamo neanche il perché, su altro vediamo subito la questione del costo, no? Allora, anche questo è un elemento di sostenibilità che dobbiamo tenere in considerazione. Grazie. Grazie. Siamo entrati anche nel merito tecnico di queste esperienze che non siamo diventati interessati a un nostro pubblico. Di solito a questo punto c'è la specie di convitato di Pietro, uno dice, sì, ma tutto questo le banche cosa fanno? Ora che non abbiamo un convitato di Pietro, abbiamo un invitato in carne d'ossa che con Raffaele Ricci, direttore generale della Federazione Lombarda delle BCC, che rappresenta un mondo vasto, un mondo articolato, un mondo del credito molto radicato a Brescia. La domanda, fatto grazie a tutti perché state rispettando i tempi stringenti, siete bravissimi. Dottora Ricci, voi fate parte del settore terziario, quindi lo stesso mondo delle BCC, come si rapporta questo mondo degli ESG al proprio interno? E poi gli ESG sono un fattore che facilita il credito, i BCC controllano se le aziende hanno certificazioni di questo genere per concedere credito? Domanda chiara. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Cercherò di essere sintetico, sperando di non svegliare troppo la tematica, ma nel contempo di non essere troppo tecnico, anche perché io non sono direttore di banca, sono direttore della sezione creditoria, quindi non mi porto la vita specifica sulla storia della singola banca, mi porto piuttosto il sentiment della categoria rispetto a questo.
questa problematica. Devo dire che negli interventi che ho sentito ho rintracciato tanti termini fondamentali, tante parole chiave che potrebbero servire per organizzare l'esposizione. Non lo so se la farò a essere efficiente ed efficace a utilizzarle tutte. Per quale motivo le BCC, o il credito in generale, le BCC in particolare, sono coinvolte sul tema della sostenibilità? Direi che inizio con schematizzare due ordini di argomentazioni. La prima la semplifico così: il credito cooperativo è interessato alla tematica ESG, ovviamente della cosiddetta sostenibilità, per quello che è. Le banche di credito cooperativo sono interessate a queste tematiche appunto per quelle che sono nell'ambito della loro storia. E la seconda, poi declino meglio il concetto, e la seconda argomentazione, la seconda serie di argomentazioni invece riguarda l'interesse del credito cooperativo rispetto a quello che fa. L'interesse della sostenibilità per ciò che sono e per ciò che faccio, lato banca. Qualche elemento in più rispetto al tradurre in maniera meno critica all'essere di BCC interessate per quello che sono al tema della sostenibilità. E qui riporto quella che è una logica di tipo più tradizionale che rintraccio all'interno dell'articolo 2 degli statuti del di caso cooperativo, dove viene declinato il motivo per cui questa cooperazione di credito svolge quella particolare attività, perché ricordiamoci che una banca di credito cooperativo è una banca, ma è una banca cooperativa, e quindi interviene nell'ambito della finanziaria con delle finalità che non sono esattamente quelle delle altre banche, delle banche cosiddette for profit. E le finalità specifiche di una banca di credito cooperativo sono gli articoli 2, gli articoli perché non pare sono 27 statuti. Però se andate a prendere l'articolo 2 degli statuti delle nostre BCC troverete sostanzialmente, in termini leggermente diversi, ma espressi in concetti che sono riferiti appunto, guarda caso, a dichiarare che quanto la banca di credito cooperativo porta avanti è finalizzata a obiettivi sì di creare valore per i soci, anche se l'obiettivo in questo caso non è dividendo, ma è una serie di interventi che portano all'arricchimento del socio sotto il profilo morale, culturale e anche economico, ma parallelamente a questo la BCC persegue obiettivi anche di crescita del proprio territorio in realtà più mirata alle comunità, quindi alle persone che abitano quei territori, e guarda caso questa crescita è guidata ovviamente verso uno sviluppo responsabile e sostenibile. Quindi noi la sostenibilità è la metà terra, ce la diamo allo statuto, quindi non possiamo chiamarci fuori da questa cosa. In effetti, nel corso degli anni, le prime BCC in Italia, da circa 140 anni fa, l'hanno sempre fatto, quella di stare attente allo sviluppo responsabile e sostenibile del proprio territorio, perché la relazione identitiva delle BCC è in particolare con le piccole e medie imprese, con le famiglie, appunto con le espressioni tipiche delle comunità. Magari in passato venivano fatte tante cose, quindi c'erano finanziamenti appunto interamente relativi a sostegno di iniziative appunto meritevoli, ma non venivano rendicontate. Quindi c'è un tema appunto non solo di misurazione, magari c'è addirittura un tema di descrizione di quello che veniva fatto. In tempi abbastanza recenti, le banche, tutte, quindi anche le BCC, sono state obbligate ad aggiungere a quella che era la rendicontazione obbligatoria annuale di conti, cioè anche una rendicontazione di carattere non finanziario. In Italia questa normativa è abbastanza recente, sono qui la direttiva del 2014, il recepimento 2016, e riguarda in realtà le società quotate, quindi stiamo parlando di grandi aziende, le società, le banche, gli intermediari crediti finanziari, le assicurazioni, quindi una categoria importante ma abbastanza direttamente comune. Comunque, il credito cooperativo è interessato a questo tipo di obbligo, quindi aderendo da qualche anno a seguito della legge di riforma del 2016 obbligatoriamente ogni BCC è un gruppo bancario cooperativo, ed essendo i gruppi bancari cooperativi di dimensioni significative
queste diventano appunto nel perimetro della dichiarazione finanziaria e l'Italia dà un gruppo di bancari cooperativi, un credito, questa sopra banca, con due gruppi, in realtà dice una DCNF, una dichiarazione consolidata non finanziaria. Termine altro esplicativo, spero, nel senso che ogni banca produce la propria descrizione e che contribuisce poi alla forma di consolidamento che fa la comunque, quindi c'è una comunicazione appunto di tipo non finanziario che è riferita al livello di perseguimento degli obiettivi di sostenibilità delle banche e della propria. Quindi, riassumendo, c'è un tema, come dire, di tipo costitutivo, di attenzione a questa tematica, e c'è un tema di tipo normativo. La normativa sta evolvendo in termini di maggior puntualizzazione rispetto alla la descrizione e prima ancora la misurazione del perseguimento del punto di sostenibilità. C'è una recentissima direttiva che è stata emanata a livello comunitario dell'anno scorso, che entrerà in vigore per il 2025. Una direttiva che va a sostituire l'obbligo di redazione della dichiarazione consolidata non finanziaria e che impone una forma di rendicontazione in termini di sostenibilità aziendale, di corporate sustainability, non è questo il tema sul quale mi confondo per fare grazie a questa figura. E quindi anche in questi termini è chiara una prospettiva, come dire, di una parola che è uscita dal direttore, da parte di Riccardo, una fase iniziale di una logica di consapevolezza di complessità e di percorso. Credito in generale è coinvolto in questo percorso, il credito cooperativo coinvolto in questo percorso per una questione appunto di sensibilità sua legata alle caratteristiche sostenibili ed è coinvolto per un tipo di vincolo normativo. Passo al secondo aspetto, e che riguarda il fatto dell'interesse del credito cooperativo per quello che fa. Una banca di credito cooperativo come un'altra banca sostanzialmente che semplifica il credito un attimo per forse per necessità semplificazione. Fa sostanzialmente due cose, fa raccogliere il risparmio e poi impiega questo risparmio concedendo credito. La concessione del credito è regolata da un prezzo che è l'interesse. L'interesse serve a pagare i costi fronteggiando la banca, a recuperare il capitale nel caso delle banche di credito cooperativo, la formazione del capitale a un obiettivo primario, ma soprattutto l'interesse serve a coprire il rischio di insolvenza. Il rischio che il prestito che ho fatto non torni indietro e quindi io banca non sei in grado a mia volta di restituire il risparmiatore che mi ha affidato dandogli fiducia. E qui entra il concetto di misurazione del rischio, che è uscito poco fa, e cosa si intende per il rischio? Per rischio in realtà si intendono rischi, non c'è un solo rischio, ce ne sono tanti. I rischi dipendono appunto dal confronto, dall'analisi che la banca fa rispetto alla valutazione del merito creditizio, si chiama così tecnicamente, dalla controparte che affida il finanziamento, al finanziamento. E c'è un'evoluzione nella descrizione di questi rischi. Tecnicamente si dice che l'approccio è risk-based e recentemente è stato ricordato da Banca d'Italia, ma soprattutto l'IVA, che è l'autorità europea che ha il compito di regolare il funzionamento della bancaria, ha incorporato indicazioni tese a considerare i fattori ESG, quindi la sostenibilità in senso lato, come fattore principale di rischio. Siamo ancora, come dire, nella fase delle dichiarazioni, anche se in realtà le banche stanno iniziando a tradurre in pratica queste esortazioni, quindi incorporare nelle proprie metriche di valutazione dei rischi anche il livello di perseguimento della sostenibilità dei soggetti affidatari. Torna poi il concetto di complessità, torna il concetto di costo, torna il concetto di investimento, perché appunto si tratta di, mancando una norma specifica che identifichi chiaramente come i rischi devono essere misurati e quanto vale la certificazione, non esiste la certificazione unica, non c'è una metrica unica. È chiaro che ogni banca si sta, come dire, organizzando
e quindi c'è un tema, come dire, di trade-off tra costo dell'investimento, ritorno dell'investimento, ma è, come dire, il percorso è inesorabile. E c'è un tema poi di capacità dell'impresa di rendicontare, di comunicare in maniera adeguata affinché quanto essa impresa sta facendo per sostenimento, in realtà da facilitare alla banca nella formazione di un'opinione, come dire, di tipo positivo rispetto al fatto che appunto l'impresa, essendo sostenibile, abbia almeno su questo versante un minor rischio rispetto a un'altra impresa che non è in grado di comunicarlo in maniera positiva. E ritengo che da questo punto di vista ci sarà un percorso di selezione naturale, che occorrerà del tempo, occorrerà il contributo di tutti, ma penso che se c'è un elemento, come dire, di certezza che abbiamo, è che il tema della sostenibilità è ormai destinato ad essere progressivamente incorporato in termini abituali della modalità di relazione con la quale l'impresa si relaziona con la propria banca. In passato c'era una logica tale per cui questi argomenti non venivano attenzionati, venivano, come dire, coinvolte le imprese in termini di valutazione rispetto ad altri fattori, vita piuttosto che flussi di cassa, ti direi che è una questione di carattere tecnico. Adesso invece le banche cominceranno, anzi magari qualche banca ha già iniziato a domandarlo, perché sono in corso a livello, come dire, campionario delle fasi di mappatura, no? di assessment che le banche stanno conducendo con una porzione, con un campione della propria tempera per capire, per testare, no? Quali sono i livelli di capacità di risposta, e questi verranno incorporati poi all'interno degli algoritmi che serviranno a determinare quanto costa il prestito che ho fatto. Anzi, direi che addirittura il primo obiettivo è: ma te lo faccio il finanziamento? Cioè, ti faccio il finanziamento, se no, e se te lo faccio, quanto te lo faccio pagare? Assumo così, ma in termini molto più tecnici dei suoi, può darsi che la legge non arrivi, non sia chiara, sia in ritardo, ma se il sistema delle banche, degli istituti di credito comincia a mettere come requisito le certificazioni di ESG, l'accelerazione sarà comune, tutto quello di cui parliamo sarà imprescindibile presso per le aziende. Se voi foste bravissimi, ci starebbe quel secondo giro che volevamo fare, e vi chiedo di essere quasi telegrafici, di fare degli epigrafici per le risposte a questo secondo giro, ma gli argomenti sono veramente molto interessanti e credo che uno spunto lo si possa dare. Ripartiamo da Viola Nicolardi, ci ha spiegato come accompagna il CSMT le aziende di origine, quelle che si affacciano per la prima volta su questo fantastico mondo della sostenibilità, della misurazione, chi lo ha già fatto e vuole darsi dei traguardi, degli obiettivi ulteriori. Che accompagnamento riceve da voi? C'eravamo andati 5 minuti, se riuscite a usarne 3. Sarò velocissima. Allora, ci sono aziende che generalmente aziende più strutturate, che hanno già intrapreso magari da anni questo tipo di percorso verso la sostenibilità, ma perché, ricollegandomi a quello che è stato detto prima, ha capito che la sostenibilità in realtà genera ricchezza, quindi non sono solo belle parole, ma economicamente porta dei vantaggi, dipendente più motivato rende di più, banalmente. È un esempio banale, però diciamo che rende l'idea. Chi ha già intrapreso un percorso di sostenibilità, diciamo, è sempre più motivato su tutte quelle che sono le tre aree della sostenibilità. Partendo da quella che è la sostenibilità ambientale, vengono richieste magari analisi di tipo di life cycle assessment, quindi voglio introdurre un nuovo prodotto, voglio fare un nuovo prodotto con un prodotto esistente, con un nuovo materiale, che tipo di impatto avrà? Quindi trasformiamo, quantifichiamo in termini di CO2 equivalente quello che sarà l'impatto, oppure l'azienda vuole intraprendere un percorso verso la carbon neutrality, quindi ho chiamato percorso proprio perché non è una cosa immediata, per cui a differenza di magari quello che può essere un LCA, andiamo proprio a vedere quelli che sono, partendo dalla mappatura, quella che è la strategia, perché sono azioni che vanno, diciamo, hanno un'azione non solo sulla parte magari produttiva,
ma anche su quella organizzativa, per cui è proprio un'analisi trasversale. Quindi generalmente, o perché l'azienda vuole accedere ai bandi, quindi per accedere ai bandi magari anche europei, quello che può essere legato al programma LIFE, ha bisogno proprio di fare un determinato studio su quelli che sono gli impatti. Impatti non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale. Per cui diciamo che aiutiamo, supportiamo magari non solo internamente, ma con quella che è la rete di partner, che può essere l'università, può essere il CNR, possono essere altri nostri partner con cui collaboriamo proprio per accompagnare l'azienda in questo tipo di percorso. Spero di essere stata il più possibile. Bravissima, complimenti, grazie anche per la chiarezza. Carmine, ci eravamo lasciati per prendere così tanti dicendo, ma no, ci sono anche delle aziende che stanno facendo cose positive, direi che un messaggio da questo punto di vista è stato dato, e però c'è anche un tema che è proprio rispetto a tutte queste tematiche che tu, proprio il sistema dell'automotive, mi sono cercato tre dati che dicono che a Brescia ci sono 250 aziende, 18.000 addetti, 7 miliardi di fatturato, sono state le note di un po' hanno un prodotto che è destinato a andare fuori dal mercato proprio dalla transizione. Che parole rassicuranti o di stimolo offri a questo? Se vuoi essere rassicurante, rigoroso, stimolante e tutto. No, questa è la tematica. Poi arrivare. Allora, innanzitutto qui non si tratta di giudicare nessuno, né persone né le aziende. Siamo tutti nella stessa barca. È una barca che sta andando verso il Titanic. Però abbiamo la missione è quella di virare prudentemente verso i mari del sud. Okay? Lo stiamo facendo. Dobbiamo accelerare in questa virata. Okay? Quindi non si tratta di giudicare nessuno, si tratta di aiutare, agevolare, facilitare questo processo di acquisizione della consapevolezza e di attuazione concreta di cambiamenti, quindi trasformare. Lo stanno già facendo in tanti, non solo poche aziende, lo stanno facendo tantissime aziende. Però, come per tante cose della vita, noi davanti abbiamo uno spettro, una gamma, una distribuzione di aziende, un numero infinito. Abbiamo quelle che hanno colto prima questa sfida, hanno capito qual è la valenza, oltre che etica, la valenza economica. La sostenibilità è un fattore di competitività. Cioè, oggi, non fra 20 anni o fra il 2100, ma oggi, le aziende sostenibili sono aziende che fanno più fatturato, che hanno margini più ampi, qualora siano state in grado di cogliere per tempo le opportunità del cambiamento. Anche qui bisognerebbe fare un esempio, 5 minuti è un po' difficile, però. Allora, le aziende, anche quelle più energivore, che quando era già veramente la palissiana, chiarissimo, che i costi dell'energia sarebbero andati e continueranno a farlo verso l'alto, hanno investito per prime nella dotazione di diciamo nell'attuazione di impianti per di trasformazioni per il risparmio energetico, per l'efficientamento energetico. Le aziende che hanno messo i famosi pannelli, per semplificare, sono anche aziende che allo shock energetico dell'anno scorso hanno risposto meglio, che hanno avuto un incremento molto inferiore dei costi, quindi sono rimaste a galla meglio di tante altre che sono rimaste sullo scettico negli anni passati. L'automotive, è falso che il settore dell'automobile a Brescia, in Lombardia o in Italia sia destinato al tracollo, semplicemente perché c'è una traiettoria che non è una traiettoria decisa dall'Europa, è una traiettoria decisa dai mercati globali che va in quella direzione, anche per ragioni, anzi soprattutto per ragioni economiche. Un'automobile a combustione interna produce il proprio peso in CO2 ogni 10.000 km, quindi al termine del ciclo di vita, 200.000 km, quell'automobile avrà prodotto il proprio peso in CO2 moltiplicato per 20 volte.
questo non è sostenibile. I produttori delle automobili endotermiche dicono: ok, dobbiamo ridurre questo peso, lo possiamo fare con continuando a fare motori, quindi a una trazione endotermica più efficiente, in modo che produca meno emissioni. Non è così semplice, anzi, non sarà possibile. L'auto a emissioni zero, non lo è neanche l'auto vecchia che ha emissioni zero. Però la scienza e la tecnologia che conosciamo, poi magari se ignoriamo qualche contributo superiore, siamo ovviamente aperti a studiarlo, ci dicono che la strada è molto chiara, si va verso l'elettrificazione non solo della mobilità, ma di tanti altri aspetti della nostra vita. È drammaticamente più efficiente, meno impattante sul piano dei gas climalteranti, oltre che di altre emissioni, l'elettrificazione complessiva del nostro sistema economico, di vita e produttivo. Ora, questa è una sfida, è un'opportunità. Le imprese dell'automotive, ce ne sono tantissime che hanno capito questa sfida per tempo e hanno investito per tempo in quella direzione, comprese alcune delle imprese dell'automotive che oggi sono più vocali e più, come dire, radicali nel contestare la prospettiva dell'elettrificazione. Sotto sotto, sui giornali, urlano, abbaiano, però poi sotto sotto fanno gli investimenti giusti, cioè quelli che le mettono in grado di cogliere le opportunità di questa prospettiva. Ecco, questo è un po' ciò che sta accadendo dappertutto. Le imprese non sono tutte uguali, ce ne sono alcune che tardano di più. Quelle che tardano di più a cogliere questa opportunità, e ne sono anche quelle che rischiano di più. Questa è solo l'ennesima curva della storia industriale ed economica del pianeta. Ci sono state altre occasioni in cui l'innovazione distruttiva, la creazione distruttiva ha fatto qualche vittima, qualche impresa è rimasta indietro, ma le opportunità sia in termini di fatturato che di creazione dell'occupazione, che di opportunità di crescita, sono molto maggiori delle perdite. Quindi la prospettiva è questa: chi la pone in termini drammatici fa disinformazione, ecco, giusto per usare un termine edulcorato. Grazie Carlo, confermo peraltro la percezione, anzi l'informazione circa il fatto che c'è un fronte politico dell'azienda dell'automobile che vi invocano la neutralità tecnologica, lasciateci scegliere a noi la tecnologia meno inquinante, ma in realtà sotto sotto molti stanno effettivamente già lavorando per orientarsi verso l'elettrico. Quindi c'è un livello di rappresentazione, di narrazione politica di categorie, poi c'è un'operatività interna molto, credo anche già molto spinta anche a Brescia. Proseguiamo, grazie davvero per questa capacità di sintesi. Con Elena ce l'avamo lasciati sui dubbi su questa parità di genere, perché che c'è anche un altro scenario, l'Europa comincia già a parlare di parità di gender, e quindi non è che stiamo facendo una battaglia verso il retroguardia, ma qualche dubbio, qualche punto interrogativo su questa tematica su cui prima si è stata chiarissima. Sì, ci siamo anche all'interno del nostro gruppo, ci siamo interrogati su questo argomento, nel senso che ci siamo chiesti in un momento in cui comunque in un contesto sociale in cui le nuove generazioni comunque non vogliono identificarsi in un genere piuttosto che un altro, noi cerchiamo di inserire una norma che prevede le pari opportunità e quindi dovrebbe abbattere le discriminazioni partendo con una discriminazione, cioè con una standardizzazione di genere, quindi uomo e donna. È vero che per la legge italiana non è che possiamo scegliere o uomo o donna, di conseguenza c'è una base anche a livello normativo, però ci siamo chiesti se davvero queste nuove generazioni potessero sentirsi rappresentate e da una certificazione di questo genere. Abbiamo anche confrontato la BDR 125 con la ISO 34115, che invece tocca un concetto più ampio,
di diversità e inclusione, quindi inserendo anche le tematiche dell'orientamento sessuale e delle disabilità. E quindi ci diciamo, la certificazione della parità di genere è contemporanea, è il futuro, è un passo indietro, non abbiamo chiaramente una risposta. Però diciamo che questo potrebbe essere il piccolo primo pannello fotovoltaico che mettiamo in un processo verso il futuro. Quindi da qualche parte bisogna partire. Abbiamo questo, partiamo da questo. Potrebbe essere un suggerimento il fatto di nel momento in cui si analizzano le procedure e si stabiliscono queste procedure all'interno del nostro sistema di gestione, già provare a cominciare a fare un salto, andare avanti e cercare proprio di già pensare oltre, quindi oltre all'uomo e alla donna, pensare proprio a davvero poter garantire, a neutralizzare qualsiasi tipo di disparità, di discriminazione, quindi non considerare più davvero uomo, donna, orientamento sessuale, religioso, politico, eventuali disabilità, ma cercare proprio di strutturare la nostra azienda perché possa davvero dare pari opportunità a tutti di accesso e di crescita nel mondo del lavoro. Grazie. Saremo in retroguardia in Europa, ma sarebbe già una grande conquista. E Luigi Bozzo, anche con lui ce l'avevamo detto, un altro tema da toccare insieme telegraficamente con questi tempi brevissimi, un po' concitati. Chi finanzia la sostenibilità? Il tema di finanziamento, il tema dei costi è già stato evocato negli appunti che mi ha dato cortesemente prima. Ho scoperto in Europa e anche il PNRR cominciano ad applicare questo criterio che trovo bellissimo. Do not significant harm, nessun danno significativo. I finanziamenti arrivano a chi almeno non fa danni. Se ci spieghi questo nuovo driver. Io partirei da tre parole, ho detto competitività, direi l'altro termine è comunicazione e poi riduzione del rischio reputazionale. Prima parlavamo di investimenti in sostenibilità. Ecco, su questo l'Europa, diciamo, ci è venuta incontro e ci viene incontro, nel senso che a seguito di un percorso, diciamo, di sviluppo normativo che dal 2015 in poi è stato, diciamo, molto florido a livello europeo, nel 2020 è uscito un regolamento che ha un nome particolare, si chiama Tassonomia Europea, che va, diciamo, all'obiettivo di collegare gli investimenti sostenibili alla finanza sostenibile. No? E cosa vuol dire investimento sostenibile? Quando un investimento può dirsi sostenibile? No? Il regolamento, diciamo, è il, diciamo, la magna carta, possiamo dirlo, di quando un investimento è sostenibile. Se un'attività da parte di un'organizzazione o un investimento in quella determinata attività, che poi per semplificare sono riconducibili ai codici Ateco, rientra, diciamo, nel regolamento della tassonomia e si verifica appunto che non solo rientra ma che è anche allineato, allora quell'investimento si può dire sostenibile. Allora a questo possiamo, diciamo, agganciare due strumenti di finanza. Uno è la finanza privata, diciamo che noi stiamo già lavorando con alcuni istituti bancari facendo proprio quell'attività di assessment ESG che vi dicevo prima, che la banca mette insieme all'analisi economico-finanziaria, quindi utilizza l'assessment ESG di carattere economico-finanziario e lo mette insieme, diciamo, a quello che facciamo noi, giusto per verificare se effettivamente gli investimenti finanziari hanno riscontro, no, nei processi produttivi, ma non solo oggi, ma danno garanzia per il futuro, perché questa è la cosa importante, no? Nel senso che io non vado a verificare solo un indicatore, ma vado a verificare il processo che sottostà quell'indicatore. Quindi per dire se quel dato che oggi c'è me lo garantisce anche domani, quando la banca deve avere il rientro. Quindi mi garantisce una business continuity dell'azienda. No? E quindi, da un lato, le banche, anche a seguito di una normativa europea, devono drenare parte della finanza per investimenti sostenibili. E quindi uno degli strumenti principali, vi dico, è l'allineamento alla tassonomia.
Poi ci possono essere altri strumenti anche oggettivi, si vanno a definire dei KPI e se lungo, diciamo, si fa un dato di baseline e dopo vengono definiti dei target lungo il periodo di finanziamento e se i target vengono rispettati, diciamo che rispetto a un tasso base viene ridotto l'X basis point. Se l'azienda non raggiunge quel target, quell'X basis point di riduzione vanno ad incrementarsi. Quindi diciamo, nell'ambito della finanza privata c'è questo strumento, anzi che è solo delle opportunità di crescita, perché parliamo di sostenibilità, ma fare sostenibilità costa non solo per le certificazioni o comunque per tutta l'attività, no, di sviluppo, di crescita all'interno dell'azienda, quindi tutte le risorse umane e anche economiche, ma anche per gli impianti, perché se si vuole crescere bisogna cominciare a trasformarsi, no, anche dal punto di vista impiantistico. E questo è un canale. L'altro canale forte è quello, diciamo, del PNRR. Nel senso che all'interno della tassonomia, come vi dicevo, per verificare l'allineamento bisogna fare delle analisi. Una analisi di screening tecnico, le principali, e l'altra è quello del Do Not Significant Harm, che significa che su 6 obiettivi ambientali, che non so che riguardano la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento, l'economia circolare, la tutela delle acque, la biodiversità, praticamente l'obiettivo è quello che attraverso l'investimento bisogna cercare di raggiungere almeno uno di questi 6 obiettivi senza danneggiare gli altri. Questo concetto, in modo un po' particolare, è stato trasferito anche all'interno del PNRR. Cioè, la Commissione europea ha detto che noi diamo il finanziamento, però l'importante è che gli investimenti che vengono finanziati, no, dimostrino il rispetto di questo requisito. E quindi, diciamo, attraverso delle schede, diciamo, che sono state costruite dal Ministero delle Finanze relative alle sei missioni del PNRR, diciamo, sono stati designati per ciascuna tipologia di attività, tipo efficientamento energetico, troviamo la scheda, no? Per fare un esempio, diciamo, proprio concreto. All'interno delle schede ci sono dei requisiti che devono essere rispettati proprio per poter accedere, diciamo, al finanziamento. Quindi tra i tanti requisiti che vengono richiesti alle aziende è anche la verifica di compatibilità rispetto del principio del DNSH, che trae origine alla tassonomia, ma poi è stato inserito anche nel PNRR. Ecco, su questo la cosa importante è che anche qui è necessaria un'attività di verifica, no? Ci sono dei bandi che richiedono proprio una certificazione di compatibilità al principio da parte appunto degli enti terzi, in altri casi viene richiesta un'autocertificazione da parte del legale rappresentante. Ecco, solo per dire che ci sono degli strumenti che ci consentono, ecco, di crescere. Allora, prima all'inizio si parlava del sogno, no? Sì, è bello sognare, mi piace sognare, mi è sempre piaciuto e credo che a volte possano essere realizzati anche con strumenti concreti quali questi. Grazie, grazie. PNSH, vediamo se questo è l'ennesimo acronimo che inizierà a entrare nelle nostre vite. Col dottor Raffaele Ricci, che è il direttore del BCC Lombarde, una domanda chiusura un po' più leggera. I vostri clienti cosa dicono? Voi lavorate prevalentemente con le PMI. Cominciano a orecchiare tutti questi acronimi, questi temi, questi ESG, questa sostenibilità misurata e certificata, o sono one NASPA? Direi che la cavo politicamente, meno politicamente corretta, dicendo che è work in progress. Effettivamente c'è una dimensione, una capacità da parte delle grandi imprese, delle organizzazioni strutturate ad approcciare questi temi. Il professore prima citava che c'è un'attitudine di potenziale che naturalmente rende più facile affrontare certi argomenti a quel livello sistemico di aziende, di imprese e di organizzazioni. Però io vorrei lanciare un altro slogan, proprio perché non bisogna, dal mio punto di vista, cadere nel traino di pensare che non sia una cosa che ci riguarda. In realtà, della sostenibilità, io ho imparato qualcosa anche come cittadino, riguarda tutti noi e riguarda tutte le imprese, e quindi anche riguarda in particolare le imprese prevalentemente tra i clienti, tra i soggetti con i quali le BCC si relazionano, quindi le piccole e medie imprese, anche se apparentemente possa fare un tema lontano, magari poco definito nel tempo.
Ricordo che quella direttiva recente, diceva prima, la CSRD, cercatela su internet, trovate informazioni, è destinata a produrre i primi effetti del 2025, quindi domani, e non riguarda questo tipo di inasprimento degli obblighi informativi, non riguarda più le quotate, le banche, gli enti di ricerca finanziaria, ma riguarda anche aziende di certe dimensioni. 40 milioni di fatturato, 20 milioni di attivo, 250 dipendenti, 2-3. Però sarebbe un errore pensare, tanto io sono sotto, perché esiste il concetto che prima della supply chain, nel senso che la nostra catena di relazione, la nostra catena di fornitura, magari non, come dire, non vede coinvolte direttamente noi l'obbligo dichiarativo, di informativo, ma vede il nostro fornitore principale, il nostro principale cliente, che quindi mi chiede elementi per poter alimentare la sua dichiarazione di sostenibilità. E quindi ribadisco, dal mio punto di vista sarebbe un errore disinteressarsi del problema, perché comporterebbe quella conseguenza di subirlo anziché prevenirlo. E quindi, perché come dire, non senso curare l'esita che è meglio prevenire che curare, conviene davvero sfruttare i suggerimenti in termini di impostare un'azione di tipo preventivo per verificare a che punto siamo e quali sono le logiche evolutive, cercando di trasformare i costi in rentabili, perché tutta la vita ha un prezzo e quindi anche la sostenibilità è gratis. Questo è un altro tema che come cittadino cerco di tenere in mente, e quindi anche il livello aziendale qui da giorno lo stesso, quindi anche la sostenibilità a costo, meglio se riusciamo a trasformare il costo di investimento e fare in modo che questo investimento ritorni. È il mestiere dell'imprenditore, quindi in realtà anche io vorrei concludere con un messaggio di serietà, non è niente di diverso da dove siete capacitati. Da imprenditore dovete imparare a gestire questa cosa come costo di opportunità. E alla fine la nave prima o poi arriverà, speriamo che lo faccia rapidamente di quello che si fa. Ci auguriamo. Grazie. Grazie. Grazie mille. Io mi faccio una scelta d'ufficio di Imperio, non ci sono rimasto del pubblico, perché non possiamo abusare del tempo degli ospiti, del tempo vostro. Ti ho organizzato la cosa, mi ha dato un compito comodo, dice non devi chiudere più, provvede a dice qualunque, ci ha dato delle sedie scomodissime, ma è due ore qua sopra, richiedono un certo impegno, però presento a dice qualunque che è la persona che ti verrà le conclusioni, comunque farà una riflessione conclusione, una però la faccio. La parola che ha notato, le contavo, la parola che è stata pronunciata più spesso questa mattina è percorso, processo. E non c'è una mannaia, non c'è una direttiva europea perentoria, c'è un mondo vasto che però è tutto orientato verso questa virata che è stata descritta così efficacemente. Noi per stamattina vi abbiamo rappresentato un pezzettino di questo percorso, ma abbiamo tentato di fare il punto di dove siamo arrivati, non a che punto è la notte, ma a che punto è la durata, mettiamola così. A tirare le conclusioni, a dire l'ultima parola è a Alice Palumbo, che è socio dirigente del S. Bolsoni Studio, è docente del contratto dell'Università Cattolica, amministratrice unica di In Genere, che è uno dei soggetti che ci hanno convocati questa mattina, e quindi è partner dell'Innovation Hub del CSMT, una società benefit che si occupa di consulenza organizzativa orientata all'inclusione della diversità e all'equità di genere. Accompagna della strutturazione di sistemi di gestione legati alla sostenibilità principalmente sociale con competenze dei processi di qualità. In genere realizza bilanci di sostenibilità di genere. Alice, a che punto è la notte, a che punto è la virata delle tematiche di genere? A te, prego. Grazie per questa presentazione generosa. Allora, sulla certificazione di genere, proprio ieri ho interrogato la banca dati di Acrevia e direi che nella provincia di Brescia nel 2022, ma questo lo sapevamo già, ci sono due aziende che hanno ottenuto la certificazione di genere, una è la certificazione di genere, noi, 2023, ho dato un occhio proprio ieri e sono ancora solo. Però siamo molto positivi. Quello che posso testimoniare è che... Scusi, sono lenti ad aggiornare la banca dati. Sono lenti. Potrebbe essere. Sono sempre un po' irritato. Non è vero, questo è vero. Sono molto più bravi di così. Potrebbero essere più bravi. Quello che volevo dire è che noi in realtà stiamo lavorando con le aziende, soprattutto con le grandi, e che quindi ci sono delle realtà che nei prossimi mesi faranno le verifiche perché si hanno raggiunto gli obiettivi che si sono dati, quindi è solo questione di tempo. Poi questi bilanci di genere che in effetti vengono realizzati per misurare, nel tempo ci diranno questi numeri
insieme, no? Entreranno, creeranno un osservatorio, ma da valutarlo al di là di me. Quindi non al di là di zero, o probabilmente un po' prematuro. Questo è. Spero che la domanda. Ci stiamo lavorando. Si sa, work in progress. A questo punto, a me ho gli onori di essere felice e contenti, che in realtà in questo caso è più che vissero lavorando, felice e contenti. Quindi ESG, Environmental Social Governance. Ma che significa quindi questo acronimo davvero? Per me significa rispetto. Quindi rispetto per il suo impegno, a quello, all'impegno all'attenzione ambientale, rispetto dei valori agiti nella società, rispetto della gestione dell'organizzazione. È praticamente rispetto dell'esistenza, quindi il dono, dei doni, mi ricollego con delle osservazioni fatte prima, no? Da cittadino, tante volte ci siamo detti. Ed è per questo che abbiamo chiamato il concetto di regoli stamattina, quello che dico di normalizzare la relazione dell'ESG. Essere sostenibile a 360 gradi conviene. E non serve tracciare arditi e rischi, intrecciare strutture acrobatiche. Sono temi complessi, vero? Non ancora completamente risolti, vero? Abbiamo per fortuna sul territorio professionisti, professioniste, è molto verticali nelle competenze, imprenditori e imprenditrici sensibili e attenti. Ed è a chi ne sa che in genere è corretto chiedere, come abbiamo fatto oggi, di raccontarci nella pratica, che è possibile ripulita un po' dell'ideologia, cosa ruota intorno, in questo caso, all'acronimo ESG. Con semplicità. Quindi l'invito è a coordinarci, l'idea è di promuovere politiche integrate, momenti di confronto come quelli di stamattina, servono a incrociare sapere ed esperienze. Per rimanere nella stessa direzione, sincronizzarci, a brevissimo quindi bilancio dell'economia, della finanza sostenibile, questi ESG evidentemente ci stanno a cuore, davvero. Sui social, faccio una parentesi, ma secondo me poi uniamo i punti, leggo spesso discussioni delicate sull'inclusione della diversità e anche dell'equità di genere. Quindi la S è un po' anche la G di questi ESG. L'ascolto attivo nei più disparati, diciamo, luoghi, spazi di confronto è imprescindibile per districare i nomi. Dobbiamo essere sul pezzo. Allora, online sono diffuse le polarizzazioni demagogiche, lo sappiamo bene, commenti violenti, scettici, pelosi della vita, posso dire, non so, direttore incazzati, non dirò mai detto. Vengono fatti molti processi all'intenzione, no? E da lì greenwashing, rainbow washing, talvolta hanno ragione. Possiamo fare ancora meglio. Le argomentazioni migliori, purtroppo, però, tendono a perdersi nella verità politica a tutti i costi. I confini tra virtuale e reale sono sfumati, io ricordo Eric Focus. Allora, a me capita di mettermi spesso in discussione e mi capita di pensare, ma stiamo facendo una sorta di propaganda esclusivamente lusingatrice delle aspirazioni economiche e sociali dell'opinione pubblica per contrastare, ad esempio, questa insofferenza sempre più diffusa nel mondo del lavoro? Non esattamente, eppure in qualche modo sì, anche. Ambiente, società e governance stanno a cuore a chi lavora, perché impattare positivamente dentro e fuori le organizzazioni restituisce un senso di cambio a cui ricondurre le attività che svolgiamo. Quindi su questi concetti, a mio avviso, anche utilizzando tagli più posto, talvolta, dobbiamo costruire una sana solidarietà orizzontale. Ricercando noi sulla quale basare le singole identità organizzative, imprenditoriali, istituzionali, Contamination Hub, università. Basta un solo passo, come il primo uomo sulla Luna, direbbe Mr. Rain. La vera economia è quella civile. E quindi le comunità, anche quelle delle imprese tanto stigmatizzate, sono fatte di persone. Persone che progettano e hanno coscienze, persone che lavorano e hanno anche vite fuori,
perché in ambito ESG non c'è un layout, un dentro e un fuori, non ci sono quei vitellamenti. È più come ha cantato sempre il nostro bresciano, riuscire a volare solo restando uno accanto all'altro. Il pensiero è in movimento, è necessario cooperare con pari dignità in vista del bene comune. La società evolve di fronte alle vulnerabilità ambientali e sociali, ci immergiamo in nuovi concetti o vecchi concetti che abbiamo malamente trascurato. In maniera molto pragmatica, singolarmente nelle comunità che viviamo, li facciamo nostri. Avete presente la piramide di Maslow? Quindi il famoso modello motivazionale dello sviluppo umano. Allora, da parte ci sono i bisogni essenziali, la sopravvivenza, che qua mi sembra che si stia intanto quello, no? Se saliamo i gradini verso il vertice, ci sono appartenenza, stima e autorealizzazione. Poi scherziamo spesso anche a casa nostra, no? In cima c'è la wifi, è vero. Personalmente io leggo negli ESG la risposta ai bisogni umani. Quindi ad un certo punto si spera, gli ESG non saranno più tenuti da trattare, parametri di performance da misurare per trovare i nostri bilanci. Perché ben gestibili, perché è entrati nel quotidiano, un po' come andare in bicicletta. E a quel punto probabilmente ci saranno nuove sfide, ci troveremo di nuovo a parlare di qualcos'altro. Questo è l'auspicio. Il sistema migliore nella ricerca di soluzioni è proprio quello del dialogo attivo. Quindi gettare le fondamenta, tracciare la pista, mettere su mattone, collegare i fili di circuito. Ecco perché siamo qui oggi. E anche grazie per il favore, dovrebbero essere scontati. E non lo sono ancora, non lo sono per chiunque e non lo sono ovunque. Sugli ESG siamo positivi. Grazie CSMT, che valorizza quelle dell'Hub come in genere. Grazie a Arena Service che ha sponsorizzato l'evento, grazie per tutti i preziosi contenuti, contributi contentistici, splendidamente moderati, grazie Massimo, grazie per aver dedicato del tempo anche solo ascoltando in questa nuova fase dell'incontro. E allora, per favore, fermatevi con noi ancora un po' per tenerci allenati, ora che siamo un po' scaldati in questo salotto, abbiamo organizzato un light lunch qui fuori. E nell'innovazione di pensiero e processo resta chiave anche alimentare le connessioni. Facciamolo. Grazie.